Benvenuti a questo settimo concerto di Atmosfere nel Palazzo, prima ora nei Giardini. È un'iniziativa partita dal mese d'aprile, ispirata da Federico Buonarroti, e a cui l'abbiamo dedicata, e poi organizzata grazie alla Regione Lazio e al Comune di Anguillara. Devo dire che poco forse abbiamo ringraziato l'anima principale, che è Massimo Bianchini, di tutta l'iniziativa, il lavoro eccezionale che ha fatto il direttore artistico Amarilli Nizza, che conoscete tutti, il soprano di fama internazionale, e qui vedo gli altri, Anna Rosa Sprocati, Massimo Straccini, che, e gli altri che hanno lavorato a questo progetto. Poi ve li diremo meglio, ma tanto siamo abituati a lavorare così. E stasera abbiamo la fortuna di sentire questo concerto molto particolare, perché in realtà se avete letto che è un viaggio sulla Luna, no? Come quello che c'è stato ispirato appunto a 50 anni fa, quando l'uomo ha messo il piede sul nostro pianeta, e prende un'ispirazione ancora precedente, perché praticamente c'è stato il primo film di fantascienza del 1902 che ha raccontato questo viaggio, e che gli artisti hanno preso come ispirazione per fare questo cineconcerto. Quindi, siccome qualcuno mi chiedeva, ci sono colonne sonore di film, ci sono pezzi parecchi autori, però sicuramente è un'occasione particolare di assistere al cineconcerto e di fare questo viaggio sulla Luna, che forse fra poco verrà anche a trovarci. Thank you.
Buonasera a tutti, ci presentiamo, noi siamo i Billy Brass Quintet, o almeno così mi è stato riferito di dirvi, poi è confermato? È confermato. Allora, volevo dire un attimo due parole per riassumermi un po' rapidamente l'operazione che abbiamo fatto all'inizio di questa serata, che quindi è stata una sonorizzazione dal vivo di una colonna sonora di Le Voyage dans la Lune di Georges Méliès, composta apposta per noi da David Short, grandissimo musicista, nostro amico, che ringraziamo molto, che è ispirato insomma dalle immagini un po' quasi buffe, un po' cartunesche, se pensiamo a dove è arrivata la tecnologia del cinema ad oggi, però per l'epoca erano praticamente degli effetti speciali avanzatissimi. Ne ha composto questa sua musica a tratti un po' buffa, un po' cartoon, quasi Looney Tunes, per prendere un po' in giro, tra virgolette. A noi piace prendere un po' in giro un po' tutti, quindi preparatevi, spero che nessuno si offenda, perché io ve lo dico, casomai se qualcuno si offende me lo dice e abbassa un pochino i toni. Tranne il sindaco, vedete. Tranne il sindaco, giustamente. Poi abbiamo eseguito due brani che non avevano bisogno di presentazioni, anzi due medley, un medley diciamo. Abbiamo iniziato con l'incipit di Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, che è diventato poi la colonna sonora del film di Stanley Kubrick 2001, Odissea nello spazio. Ovviamente questo ci ha dato il là per allacciarci alla Star Wars con i suoi temi principali e il tema di Cantina Band. Quindi, come avrete intuito, questa serata sarà una reference continua a musiche riguardanti la luna, le stelle, lo spazio, eccetera eccetera. Ma c'è un ma, grossissimo ma: questi primi due pezzi che avete ascoltato sono i primi e anche gli ultimi allegri e veloci, il resto sarà tutto estremamente lento, melenso, sonnolento. Quindi poi la serata si presta al sonno, perché poi sotto questo albero c'è proprio il buio adatto. Ma spero che vi siate portati qualche cuscino comodo, della mascherina per la luce non c'è bisogno, magari se qualcuno ha i tappi per le orecchie, che magari la musica gli dà fastidio quando dorme, sarebbe indicato. Comunque, a parte gli scherzi, proseguiamo adesso con un grande classico, uno standard jazz, Moonlight Serenade, reso celebre dall'orchestra di Glenn Miller, che vi proponiamo con un nostro arrangiamento. Thank you.
Bene, proseguiamo adesso ovviamente con un altro pezzo lento, perché ve l'avevo detto, preparatevi. Ci siete tutti ancora? Siete tutti fra noi? Non vi sento però. Sì, benissimo. Il prossimo brano è un altro standard jazz, famosissimo, che si intitola Stardust, di Yogi Carmichael, reso famoso anche questo dalle più grandi voci del genere jazz, sia maschili che femminili, e anche questo ve lo proponiamo con il nostro arrangiamento, sperando che vi sia gradito, sperando che non vi addormentiate. Thank you.
Ritorniamo adesso alle colonne sonore, che sono state davvero ispirate da ciò che riguarda la luna, le stelle, eccetera. Lo vedremo, perché ne suoneremo diversi questa sera. Quella che vi proponiamo adesso è Moon River, una canzone celeberrima composta da Harry Mancini, anch'essa interpretata dalle più grandi voci, fra cui quella di Frank Sinatra, forse la più famosa di tutte, ed è andata a far parte della colonna sonora del famosissimo film Colazione da Tiffany. È un brano che non ha bisogno di presentazioni, ovviamente, però io voglio vedere se voi siete attenti, se voi ci siete. Io parlo un po' anche per perdere tempo, perché comunque suonare gli strumenti ad ottone, come forse qualcuno sa, non è così leggero, così semplice. Quindi io sono qui più che altro per perdere tempo. Io prendo il microfono, dico due cavolate, così ci riposiamo un attimo, poi c'è anche un'altra cosa che vi dico dopo, perché adesso non posso svelarvi tutti i trucchi del mestiere del perdere tempo, che è un'arte nobilissima, antichissima, raffinata nel tempo. Il prossimo brano ha due titoli, io ve ne dico uno, quello meno famoso, vediamo se voi indovinate quello principale. Il sottotitolo di questo brano è In Other Words, quindi stiamo parlando di Fly Me to the Moon di Bart Howard, altra celeberrima canzone, anche questa interpretata dalle più grandi voci veramente, e purtroppo stasera anche da noi. Non abbiamo una grande voce fra noi, ci proviamo, facciamo il possibile. Scusate. Dimenticavo una cosa importante. A proposito del fatto che a noi piace un po' scherzare, noi scherziamo un pochino con la musica, anche se non dovremmo, ma vabbè, ci permettiamo un po' di farlo. In che modo? A volte, per l'orecchio più attento,
si può sentire qualche citazione di musica che non c'entra niente, completamente niente, all'interno di questi brani. Ora, finora di grandissime citazioni non ce ne sono state, ma qui ce n'è una abbastanza senza senso, che però a noi piaceva talmente tanto che abbiamo detto: perfetto, questo è il nostro brano ideale, la nostra versione preferita. Vediamo chi è bravo, anche perché poi alla fine, adesso non ve l'abbiamo detto perché sennò magari non venivate a sentire il concerto, ma alla fine del concerto c'è un questionario da riempire. Chi indovina più citazioni vince. Che vince oggi? Vince di debito. La maglietta, ma è pulita? Sudata. Ma chi, da chi? Ecco, è il segnale che è meglio che smetto di chiacchierare. Il prossimo brano è una nuova colonna sonora di un film davvero particolare che forse non tutti conoscono e forse non tutti ne conoscono la musica di conseguenza,
ma è davvero particolare, e si tratta del film La voce della luna. Per chi non lo conosce, La voce della luna è stato l'ultimo film girato dal maestro Federico Fellini. Le musiche però non sono di Nino Rota, perché Nino Rota purtroppo era già scomparso, ma sono di Nicola Piovani. Il cast è stellare, c'è un giovane Roberto Benigni, Paolo Villaggio e altri, ed è un film con un'atmosfera davvero particolare. Per farvela breve, un uomo sente questa voce della luna che gli sussurra e lui se ne innamora e cerca in qualche modo di trovare una donna che sia l'equivalente di questa luna che lui insegue. Quindi è davvero particolare, vi consiglio di vederlo se non l'avete fatto. Questa sera vi facciamo ascoltare la sua colonna sonora. Non ce la facciamo a restare seri per troppo tempo e quindi torniamo alle prese in giro. No, scherzo, non è proprio una presa in giro, ma è un arrangiamento un po' particolare di Blue Moon, canzone anche questa famosissima. Forse in questo caso il più grande interprete potrebbe essere stato Elvis. Comunque, una canzone rock ispirata alla luna, di cui noi abbiamo rimediato un arrangiamento un po' particolare, ovvero un tema, il tema di Blue Moon, con variazioni. Variazioni che, come avevo detto prima, non c'entreranno niente con il tema di Blue. Cioè, sì, c'entrano, lo rielaborano in maniera un po' simpatica, un po' divertente. Abbiamo preso un po' di Rimsky-Korsakov,
un po' di americano a Parigi, un po' di grande porta di Kiev, dei quadri di Mussorgsky, c'è un po' di tutto. E non solo questo. E questo è uno dei due brani di verifica, diciamo, per quanto riguarda il test finale. Quindi per chi se la sentisse, questo forse è quello un pochino più complicato, l'ultimo è un pochino più facile, ovviamente siccome questo è quello più complicato, chi sceglie di indovinare tutte le citazioni che abbiamo infilato vince, era una maglietta pulita, per quello difficile ce la metta pulita, per quello facile la maglietta, non dico sudata, forse è stata indossata, un po' impolverata, vabbè, dobbiamo pensarci un attimo perché siamo un po' disorganizzati. Thank you.
Avviciniamo alla fine di questa bellissima serata in questo bellissimo posto. Io inizio già a ringraziarvi tutti per essere stati qui con noi questa sera a suonare musica dedicata alla Luna con questa stupenda vista sul lago, davvero un posto meraviglioso. E quindi vogliamo concludere, diciamo, la nostra serata, il nostro programma ufficiale perlomeno, con il secondo test. Quindi ve l'ho preparata bene, ecco, mo ve tocca, mi dispiace, però questo dovrebbe essere un pochino più immediato perché è un medley realizzato dal nostro maestro Massimo Bartoletti con musiche dedicate alla Luna italiane, finalmente, perché dopo tanta musica straniera, solo una colonna sonora di Piovani, adesso finalmente siamo giunti alla musica italiana. Vediamo un po' come ve la cavate. Mi piacerebbe anche sentire la vostra voce, se fosse possibile, se non chiedo troppo. Quindi non vi vergognate tanto, noi non ci vergogniamo, io neanche, come avete ben capito. Che poi alla fine dei concerti spesso mi viene la gente e mi dice: ma complimenti, ma ti presenti veramente bene, dovresti fare stand up comedy, dovresti fare l'attore, dovresti fare Zelig. Nessuno che mi faccia i complimenti su come suono il corpo. E sapendo che parlo veramente male, perché è così, pensate come suono, cioè se nessuno mi ha fatto i complimenti, manco una volta, vabbè. Oh,
Qualche voce l'ho sentita, tale da poter dire, senza nessun dubbio, che sicuramente questo è stato il coro migliore che abbiamo mai avuto questa sera. Ma, a dire la verità, secondo me questo è stato uno dei cori migliori della storia per noi, perché di solito non la canta mai nessuno, perché normalmente dormono tutti da Moon River, praticamente, quindi... Insomma, mi fa piacere che non si è addormentato quasi nessuno, non vedo le ultime file, ma mi fido. No, sono vivi, ci sono. Allora, grazie, complimenti per la resistenza, bravissimo. Allora, grazie. Vi presento i miei compagni di viaggio, alle trombe Gabriele e Davide. Al tuba Guglielmo, al trombone Flavio,
io sono Gabriele e adesso, grazie, troppo buoni, adesso vi svelo il secondo trucco del perdere tempo, che ne ho detto uno solo. L'altro trucco che utilizziamo noi ottonisti per perdere tempo è quello di svuotare l'acqua. Cioè, questo accade, ma l'avete visto fare sicuramente 2000 volte, questa sera ovviamente è tutta tattica per perdere tempo, recuperare, allungare, eccetera, però che rimanga fra noi, insomma, questo è un segreto. Ho sentito anche dire bis, noi l'avremmo fatto lo stesso perché sennò il sindaco, che non vedo più, ha detto che non ci pagava, quindi almeno un bis lo dobbiamo fare. E allora, visto che noi siamo sì dei musicisti, ma insomma siamo anche dei ricercatori, siamo andati a scovare qualcosa di veramente particolare, che è un brano di origine balcanica dedicato alla luna, nel senso che ha un titolo talmente impronunciabile che noi abbiamo deciso di dire che si chiama oggi è calante o crescente la luna? Beh, luna calante. Quindi questa sera si chiamerà, è crescente, ecco, vedi, una cosa dovevi fare, me lo devi dire. Vabbè, qui crescente, quindi questa sera si chiama luna crescente e ve lo facciamo ascoltare. Chi vuole può anche battere le mani, non è obbligatorio, non vi sentite in dovere di farlo, ma casomai se vi voleste sentire in dovere di fare un atto di carità, vi dico che abbiamo registrato il nostro primo disco, più o meno di recente, insomma. Lo esporremo, qualora insomma voi voleste prenderne uno, ma non è che lo dovete ascoltare per forza, anche perché ormai i dischi, quelli fisici, non li ascolta più nessuno, c'è Spotify, YouTube, Premium Music, c'è di tutto, però questo disco è versatile, perché noi lo sapevamo che i dischi non li ascolta più nessuno, e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un disco multiuso, è comodissimo come sottobicchiere, molto bello, anche perché la copertina è bella, è fatta apposta, poi attraverso il vetro fa degli effetti incredibili. Poi questa sera ho scoperto che funziona anche da disco orario, perché ha 12 tracce, ci fai 12 segni, non volevo pagare il parcheggio, ho messo il disco e ho detto, dai, 7 alle 8, un'oretta, dai, tanto ce l'ho da buttare i dischi. E funziona, almeno, insomma, non so se il vigile ha fatto la multa, io penso che no, spero. Spero, almeno quello, insomma, comunque, ecco, per chi volesse, comunque, a parte gli scherzi, in realtà è un disco che ci ha visto impegnati in una monografia di David Short, di cui vi ho parlato prima, ed è tutta musica che un po' sbeffeggia, tra virgolette, la grande musica classica e sinfonica, insomma, con un po' di ironia, però, insomma, io, se lo volete ascoltare, ve lo consiglio, anche perché, vi dirò di più, questa è la prima stampa. E c'ha un difetto, ovviamente, perché noi non è che potevamo fare una cosa fatta bene, abbiamo fatto un disco in vita nota e c'ha un difetto, però questa cosa lo impreziosisce, perché insomma, non so chi è un collezionista di monete, collezionista di francobolli, no? Quelli che escono col difetto sono quelli più rari, che costano di più, che valgono di più, perché poi sono stati ritirati dal commercio. Quindi io vi consiglio, prima che il disco venga ritirato dal commercio, insomma, che lo prendiate, anche perché poi non si sa mai, insomma, oggi costa 10 euro, magari fra 20 anni ne vale 12, quindi comunque è un investimento. Io un pensierino ce lo farei. Tolgo l'acqua, se lo vedete che si fa così. Thank you.
Allora, innanzitutto grazie del vostro affetto, della vostra presenza. Apriamo una piccola cosa a cui teniamo molto. Purtroppo gli ultimi eventi drammatici che hanno colpito l'Emilia Romagna ci hanno fatto pensare di dedicare, di fare l'unica cosa che possiamo fare, suonare un pezzo molto famoso che è ricorrente, vedo, ho sentito in TV, in radio, eccetera, è diventato un po' una sorta di pezzo di abbraccio e di affetto verso questa terra. Noi ne diamo la nostra versione, che spero che vi piaccia, e il pezzo si intitola Romagna mia. Ha un sottotitolo, ma non lo posso dire, è troppo. Thank you.